sono Chiara e benvenuta sul mio canale. Ciao, allora sono tornata con un nuovo video e come potete leggere dal titolo e vedere dalla nuova location, oggi andremo a fare insieme i churros, che sono dei dolci tipici spagnoli. E ovviamente saranno senza glutine e sarà la prima volta che li andrò a fare, quindi non so come verrà il risultato finale. Avrò un aiutante che è il mio ragazzo. Ovviamente nell'info box trovate tutti gli ingredienti e la preparazione. E niente, iniziamo subito. Allora, come ingredienti ci serve 200 g di acqua, 170 di burro, 170 di farina senza glutine, io utilizzo questa che è per pane e pasta lievitate, poi ci serve l'olio per friggere, un pizzico di sale e 5 uova medie. Tagliare a pezzi il burro e metterlo in una casseruola insieme all'acqua e al sale. Appena il burro si sarà sciolto e inizierà a bollire, unire in un colpo solo la farina e con l'aiuto di una spatola mescolate a fuoco medio fino a quando l'impasto non si staccherà dalle pareti della casseruola. Mettere il composto in un recipiente e aggiungere le prime 3 uova. Quando il composto avrà assorbito tutto, inserire le restanti uova e mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo. Ottenuto il composto, inserirlo in una sac à poche. Appena l'olio sarà caldo, versare direttamente le strisce di pasta nell'olio. Girateli da entrambi i lati fino a quando non saranno perfettamente dorati. Abbiamo finito di friggere i churros, questa è la montagna, la quantità che ci sono venuti. Dopo averli fritti li siamo andati ad asciugare con un po' di Scottex e per completare la ricetta adesso andiamo a prendere un piatto nuovo e andiamo a mettere la cannella e lo zucchero. Andiamo a fare un misto, diciamo. Allora, abbiamo finito e spero che la ricetta vi sia piaciuta. Ovviamente, come stai buono? Come vi ho detto all'inizio del video, è stata la prima volta. E niente, adesso li andremo a provare e qui abbiamo la nostra Nutella e andremo a provarli sia senza sia con... Ma aspettami! Ora, con Nutella... Cioè, proprio da far schifo praticamente. Via! E tanto te l'hai già assaggiato? Mi ha detto Nutella. Buone. Con la Nutella sono buoni molto. Brava. Senza? Non mi piace più senza. No, ma con la Nutella. Vabbè, grazie. Mi piacciono più con la Nutella perché continui a mangiare? Che faccio? Che palle. Mi piacciono più con la Nutella perché senza Nutella si sente molto il fritto e il burro, mentre con la Nutella si va un po' a perdere. Quindi approvati, cosa dici? Approvati. Un voto da 0 a 10? 7.
Proprio dire 7, bravo. 7. E niente, il video finisce qua, spero che il video vi sia piaciuto e perché no, vi sia stato anche utile. Fatemi sapere se proverete a farli, ripeto, sono senza glutine, mi raccomando. Vi ricordo che nell'info box vi lascio tutto il procedimento e tutte le dosi per gli ingredienti. Io vi mando un grande grosso bacio e noi ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao! Saluto! Ciao!